teniamo molto, ma so che c'è già una segnalazione per un pronto soccorso, mi pare. Pronto? Se ci arriva anche lo stacchetto dalla regia, si annuncia la telefonata. Sì, si annuncia la telefonata. Ecco. Pronto? 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 Ciao, chi sei? Ufficio 100? Sì. Ufficio reclami? Sì. Senta, io sono qui all'aeroporto di Taranto, a Grottaglie. Chi sì. sei? Vorrei prendere un volo, è possibile? Scusami, chi sei? Detta così. Come ti chiami? Io sono Mimmo de Padova. Ah, e Mimmo. Ci fai a Taranto? Veramente sono a Grottaglie. Appunto. Scusa, hai ragione. Senti, hai ragione. Mimmo, allora, in buona sostanza, tu ci chiedi un pronto soccorso, che significa quindi far vedere subito, oggi stesso, la segnalazione che ci fai, per il momento solo telefonica, perché tu sei in un aeroporto dove non si possono prendere aerei, mi sembra di capire. Curiosissimo. È come se uno va in stazione e non trova un treno, è singolare, diciamo. Ma assolutamente questo... un aeroporto aperto al traffico internazionale comunitario che ovviamente non ha i voli. Allora, non lo so che cosa vuol dire, se si chiama ancora aeroporto o qualcos'altro. Allora Mimmo, scusami, ti fermi un po' a Grottaglie? Sì, non penso che devi prendere l'aereo, no? No, quindi... non ti muovi, mi sa. Certo, sì, c'è un po' di ritardo l'aereo. Se aspetti l'aereo mi sa che rimani lì per parecchio, quindi possiamo chiamarti. Ti mandiamo una squadra subito. Di pronto soccorso. Ti mandiamo il nostro pronto soccorso e ci vediamo quindi. Il tempo di arrivare a Grottaglie, 30-45 minuti, non che ci voglia tanto, dico, il tempo di preparare il collegamento e ci dici in video quello che ora ci hai solo annunciato per telefono, ok? Grazie. A fra poco. Ovviamente Mimmo, ciao, se arriva l'aereo e te ne vai, avvisaci. No, ci fanno squillo. Certo. Va bene, complimenti, grazie, io il telefono e mandiamo... Guarda, mamma mia, noi mandiamo immediatamente una squadra che va là e ci manda in diretta questo signore. Mamma mia, Mimmo De Padova. Se volete, per il comune di Taranto noi possiamo attivarci. Ah no, per il pronto soccorso state già messi. No, dico nel senso. No, però io provo a chiamare Mimmo che ci aveva chiesto un intervento dall'aeroporto fantasma, possiamo definirlo a questo punto, di Taranto, che poi è Mimmo De Padova. Vi avverto, amici da casa, c'è un leggero differimento, ovviamente per il collegamento un tempo si chiamava via satellite, provo con Mimmo. Mimmo, noi ti vediamo, almeno qui, eccoti, ti vediamo, tu ciao, ci Mimmo. Senti? Allora, io non ho il ritorno audio. Ecco. Ciao, io vi saluto, però io sento bassissimo, non ho il ritorno. Allora, strano che sta all'aeroporto non è ritorno. Si può alzare un altro po' perché non sento nulla. Allora, hai fatto solo andata evidentemente, se non hai non ritorno. Però noi allora diteci quando il collegamento è pronto. Intanto io accolgo. Sì. Mi senti ora? Mimmo, mi senti? Con di silenzio, gentilmente. E infatti, cazzo, non c'è nessuno che fa casino. Sento sempre è molto basso. Allora, Mimmo, no, sono io che sono basso proprio di mio. Sì, sì, se parlo io si sente meglio, più alto? Niente, sì, adesso un po' meglio, ecco. Grazie. C'è giusto un differimento di mezz'oretta. 3-4 ore. Allora, noi ti facciamo una domanda adesso, finché ti arriva, noi abbiamo parlato di un'altra cosa. Parliamo di un altro argomento. Raccontaci la situazione adesso in questo aeroporto, per cui ricordiamo il 26 c'è anche una manifestazione sulla mobilità, insomma, il 26. Guarda, non c'è nessuno, ma quelli dietro se li è portati lui da casa, quelli che stanno dietro. Allora Mimmo, dici se puoi la situazione attuale lì in aeroporto. Questi sono i miei amici. Certo. Silenzio, così gli arriva tutto quello che stiamo dicendo. Calma. Pronto, mi sentite? È un bel momento. Facciamo così. Adesso chiameremo Mimmo. Guarda Mimmo, ti chiamiamo al tuo cellulare, così il differimento diminuisce e ci parli al microfono. Facciamo così. Ok. Se no comunque proviamoci, calma, è la prima volta, calma. Mimmo, se tu ci senti adesso, comunque, sembra parlare un cretino, la situazione dell'aeroporto di Grottaglie oggi. Proviamo. Allora, oggi noi siamo dentro qui in aerostazione, ma generalmente l'aerostazione è chiusa perché diciamo all'incirca da un mese è stata applicata questa normativa che prevede che le porte dell'aerostazione siano chiuse. Siccome oggi, stranamente, c'è un aereo che decolla e quindi abbiamo trovato le porte dell'aerostazione aperte. La situazione dell'aeroporto è sempre la solita, abbiamo un aeroporto pienamente funzionante, lo vedete dalle immagini, però purtroppo i tarantini non possono volare. Sono costretti ad andare a Bari e Brindisi, quindi a
a spese loro, con tutto il tempo, se non trova qualcuno che li accompagni, se no altrimenti noi siamo destinati a rimanere per terra. Quindi la situazione dell'aeroporto è sempre questa, nel senso che ci dicono che i voli non possono essere fatti. Questo aeroporto è perennemente a vocazione, a destinazione cargo. Allora, spieghiamo, non c'è la possibilità ancora passeggeri, però telefonicamente mi hanno detto, accennassi al fatto che anche cargo come destinazione d'uso non sia invece pronta. Me lo confermi? Scusa, ma non ho capito. Va bene, allora Mimmo, noi torniamo a Grottaglie fra un po', ok? Torniamo, rientriamo in studio intanto, ragazzi. Salutiamo Mimmo, lo richiamiamo, poi magari facciamo così col telefono e sentiamo il suo ritorno. Così acceleriamo, anche perché se no sembriamo, non voglio montarmi la testa, ma da blob, no? Sì, sì, sì. Allora, bentornati a Ufficio Reclami, tra un po' con il sindaco di Statte cercheremo di capire a che punto è la situazione lì dopo quasi un anno, passato un anno da quel tornado che certamente ricorderete. Adesso però possiamo sentire, oltre che vedere, Mimmo De Padova che ci aveva chiamato dall'aeroporto di Grottaglie, e così ricordiamo anche la manifestazione di sabato, riguardo la situazione attuale all'aeroporto di Taranto, che poi è lì a Grottaglie. Mimmo, adesso ci senti? Prima il collegamento era così così, mi sembra che adesso le cose siano a posto. Mimmo? Sì, mi sento, grazie. Bene. Abbiamo dimostrato con l'amico facendo i voli per migliori per la giugno, però nonostante l'aeroporto debba rimanere completamente le tasse che noi paghiamo per mantenere in vita questo aeroporto, viene tenuto completamente inattivo. Io ho sentito da studio poco veramente e volevo, magari se dobbiamo chiudere il collegamento, ricordare a tutti quanti i tarantini che noi ci siamo impegnati tantissimo, però adesso è il momento di sentire la cittadinanza. Sabato 26 ottobre alle 10 partirà un corteo dall'Arsenale di Taranto e sfilerà in via di Palma per arrivare a Piazza della Vittoria. Dobbiamo dimostrare ai nostri politici della Regione Puglia che Taranto vuole l'aeroporto, che non è l'aeroporto il fine per risolvere tutti i problemi di Taranto, ma è un mezzo per cercare uno sviluppo alternativo, per far venire dei turisti, come un altro mezzo è il porto di Taranto, come la viabilità, noi, le ferrovie, noi ci battiamo per questo, in particolar modo per quanto riguarda l'aeroporto, visto che siamo qui. Io vi saluto, vi ringrazio. Grazie Mimmo, grazie, ringraziamo Mimmo De Padova, torniamo in studio, grazie Mimmo che ci aveva telefonato per un pronto soccorso, noi abbiamo mandato proprio con un pronto intervento la nostra truppa, era all'aeroporto di Grottaglie da dove adesso ci ha riferito, vi ricordo ancora la manifestazione del 26 sabato, 26. Noi monitoreremo questa manifestazione con Monica Caradonna e poi nella prossima settimana, massimo due insomma, visto che abbiamo moltissime segnalazioni che supponiamo aumentino con la messa in onda della prima puntata, ma resteremo naturalmente su pezzi caldi come questo dell'aeroporto di Grottaglie. Caldissima era la situazione a Statte, a